tanti ritornelli. Buona domenica, buongiorno a tutti e buona domenica. Partiamo subito oggi, dai, che abbiamo poco tempo oggi. Sì, oggi bisogna fare presto perché, motto, siamo arrivati. Motto della domenica: chi cerca trova. Oh, l'hai trovata? Allora, questa canzone che ho scritto un bel po' di tempo fa, se non sbaglio, che è stata eseguita da tantissime cantanti in tutta la Toscana, ma devo dire anche in tutta Italia. Ma anche la peggior versione, la versione fondamentale. Una bella versione è proprio quella di Paola. E allora partiamo con Paola, con Cerca, Paola Belloni. Amo te, c'è chi cerca e chi spera, io te, e la mano nella mano, parapà, che questo è stato un grande successo. Bel ballabile, sì. La nostra bella e brava Marianna Lanteri, prodotta da Edizioni Musicali Bagutti, per voi. Mano nella mano, adesso ancora t'amo, ti amo forse più di allora, c'è ancora sul tuo viso lo splendido sorriso, che il tempo non ha spento e mai ci riuscirà. Qualche segno, ma ti fanno più importante e prezioso più che mai. Quanto bene ti ho voluto, quanto bene io ti voglio, ho gridato con orgoglio che hai amato solo me. Mano nella mano, col canto della brezza, ti ripetevo t'amo e t'amo. Ancora sul tuo viso
Che facciamo adesso? Beh, andiamo a recuperare quei ragazzacci o li lasciamo là? Ma senti, li lasciamo tu là. Qualche giorno fa mi hai chiesto sì. se a Siena c'era un carcere. Beh, lo stanno costruendo. Adesso io ti chiedo perché. Per metterci quei due lì. Ah, così dico. Dice almeno... Tutta la comitiva. Non si vedono più. Ma che più. Non si sappia che l'ho consigliato io. No, vabbè, comunque... No, ma tornate, ha ragazzi. Ha detto Paola appena... che non c'è, ma lo stanno costruendo. Sì. Però ce n'è uno abbastanza vicino che si trova a San Gimignano, provincia di Siena. Ah, e quindi capito. Volendo vabbè. In trasferta. Comunque, dai, i nostri inviati speciali, vediamo. Li vogliamo che bene, ragazzi, comunque. Buongiorno caro Luciano, cara Paola, qui stiamo girando il mondo con il mitico Cristiano. Senta, where are you from? Little Rock, Arkansas. Sorry, America? Little Rock, Arkansas. Yes, I understand. America, USA. No, USA. USA. USA, 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 caro mio. What's your name? Dale. Dave. Dale, what? D-A-L-E. Dale, come il furgone Daily. You like Siena? I love Siena. I love Siena. And with my friend Daily, we send our loving ciao Luciano, ciao Paola. Thank you very much, Daily. Grazie. Pregos. Jukebox Dediche, vediamo un po' chi ci scrive e che cosa ci hanno scritto per oggi. Antonio ci whatsappa da Domodossola. Domodossola! Per sua moglie Diana. Dedico questa canzone a mia moglie Diana, che compie 50 anni proprio oggi. Bravissimo, lui ha scritto per tempo. Sono vere le parole... Come si chiama? Diana. Diana. La dea della caccia. Dedico anche il mio cagnolino si chiamava Diana, deve caricare da caccia, certo, giustamente. Certo. Allora, la canzone richiesta è... Il sole dei 50 anni, giusto appunto. Sono vere le parole di questa canzone, il sole dei 50 anni fa le donne ancora più belle, capito? Il sole dei 50 anni fa le donne ancora più belle. Sì. E tu, amore mio, lo sei sempre di più ogni giorno che passa. Che buon bello. Compleanno con amore Antonio, che bello, mezzo secolo va festeggiato. Sei fortunata che c'hai Antonio che ti ama alla follia. Certo, vi ringrazio tanto per la dedica, la vostra trasmissione è fantastica, grazie a te Antonio. Grazie. E grazie a tutta Domodossola. Dossola, Marco il Clan e Filadelfia, il sole dei 50 anni. Alla grande, vai così col jukebox dediche. Dedicatore. La loro seduzione è un'arma micidiale, prima o poi ti colpirà. Polsi furbe navigate, un po' amate, un po' lasciate, di campagna o di città. Siete belle per davvero, lo dico e son sincero, la bellezza non ha età. Il sole dei 50 anni fa le donne ancora più belle, perché i sogni che fanno bruciano come fiammelle. È bella tutti gli anni, una donna al suo cuore. Sì, però a 50 anni, tra gioie e rimpianti, conosce l'amore. Le donne a 50 anni, ormai lo sanno tutti, hanno una marcia in più. Se hanno dei problemi, li tolgono dai piedi e non ci pensan più. Ha un profumo inebriante, una brezza travolgente, quel sorriso senza età. No, non posso aspettare, io voglio ballare, ballare con te. Il sole dei 50 anni fa le donne ancora più belle, perché i sogni che fanno bruciano come fiammelle. È bella tutti
gioie e rimpianti conosce l'amore. È bella tutti gli anni, una donna in amore, sì, però a 50 anni tra gioie e rimpianti conosce l'amore. Il sole dei 50 anni tra gioie e rimpianti le illumina il cuore. Adesso andiamo a Berlino, andiamo? Sì, andiamo a vedere, magari, che cosa ho combinato questa volta, che mi hanno imposto di fare anche questa cosa qua, incisa tra l'altro parecchi anni fa in un CD in Scandinavia, ma soprattutto per la Scandinavia, però e me la chiedono anche durante le serate. Vabbè, anche perché magari... Tanto è un pezzo di semplice esecuzione, sì, voglio dire, ci vuole un pelino, ecco, di voce. Un pelino comunque, di voce. Dalla, ecco, Turandot, di Giacomo Puccini, Luciano Nelli, si prova a fare... Nessun dorma. E ci riesce. Nessun dorma. Tu pure, o principessa, nella tua fredda stanza, cuore di le stelle che parlano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in me, il nome scioglierà il silenzio che ti fa mia. Parte la rubrica per andare a conoscere meglio l'artista di oggi. Indaghiamo, quindi, indaghiamo, Luciano. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Nel salotto di Ritornelli, Massimo Tagliata. Ciao, ciao a direttamente tutti. Da Siracusa. Ah, è vero, sì, le tue origini. Sì, sì. E poi tra le sento, le sento. Sì. Le senti, è una qualcosa. Terra, vabbè, come tutta, ognuno ha un posto suo, chiaramente dove è nato. E io, nonostante frequenti poco la Sicilia, la sento come posto mio. Un sì, posto tuo. Però sì, poi ti sei, diciamo, siete da piccino, trasferiti da piccoli. E dove vivi attualmente? Attualmente a Bologna, a Casalecchio di Reno, da tantissimi anni. Infatti la tua pronuncia è soltanto bolognese. È soltanto bolognese. Poi, come tutti i musicisti, a seconda degli spostamenti che ho fatto, ha subito...
le varie influenze sì. a seconda di dove vai, però Bologna sì. È un po' tipico dell'artista mettersi sempre no? ad assorbire, la pronuncia di vibrazioni delle vibrazioni di dove vai. E tu devo dire sei stato in giro per il mondo, tu hai toccato anche il Giappone. Sì. Che bello, sì, Stati Uniti per gli italiani 2 volte, ecco. E però poi il resto del mondo per Giappone, Corea, l'Europa tutta. Che bello, che ricordi hai di quel pubblico? Quale ti è piaciuto di più, di pubblici che hai vissuto? È una domanda che non so rispondere, ogni posto ha dato cose. Il Giappone è stata una delle prime volte in cui mi trovavo veramente in un posto veramente lontano. Sì. Nel 2002 c'era questa tournée straprodotta da questa etichetta discografica, insomma, con un gruppo di musicisti brasiliani, quindi un progetto anche molto ambizioso e un pubblico molto esigente, molto preparato per la musica jazz latinoamericana, insomma, era una tournée che mi ha un po' cambiato la vita. Avevo deciso di interrompere con la musica da ballo e quindi partì per questa tournée. Ecco, è stata un po' una svolta. Poi penso sia per un pubblico molto rispettoso alla fine. Molto, molto esigente talento, e rispettoso. No? Ecco, sì, infatti, mi ha sempre dato quell'idea lì, quella la terra, no? Senti, un tango che tu ami in particolar modo, perché oggi volevo passare appunto El Gaucho. Ecco, sì. Ma il tango per antonomasia, parlavamo della polca in un'intervista. Beh, il tango per antonomasia è sempre... Il tango da salvare è sempre la comparsita è da mettere, è come Polvere di stelle, ecco, o come Fascination, esatto, o come cosa ti posso dire, ecco, sono quelle cose classici da mettere in una teca da salvare, ci sono dei tanghi scritti anche per fisarmonicisti. Questo brano è il Memorial Carlo Venturi, che aveva prodotto Novalis, che approfitto per salutare, sì, bravissimo, sia Roberto Rinaldi che Cristina, che Cristina, vi voglio salutare volentieri. Facemmo questa mega produzione nel 2011 e il tango che io scelsi in questo video sono accompagnato dal mio maestro di pianoforte, che bello, che è Annibale Modoni, che mi accompagna al piano. Bello, sì. Allora ce lo gustiamo proprio il Gaucho Massimo Tagliata. Grazie. L'amore va.
Eh sì, l'amore va, ma dove l'amore va? L'amore va, a volte va, a volte... Io ho scritto l'amore viene e va. E va, è e vero. Va. Viene beh, insomma, e va. In quest'area l'amore va, sì. Va. Però, in questo va, caso okay. Va, così dicono Maurizio Guzzinati col suo sax. Erika e Pepe Vendemiati, veramente sono bravi, ci piacciono, alla grande. E allora lui è un sassofonista storico, una cantante, oltre che essere una gran bella donna. Il che non guasta, direbbe Luciano. L'amore va. Lascialo tornare questo addio con i suoi ricordi al vento, non voltarti mai, mettiti alle spalle tutto quanto, fino a che di nuovo il sole ti riscalderà e l'amore va, e l'amore va. Era giusto lasciarci così, è già terminato il nostro tempo, non c'è niente che ci tenga qui, fa, riscrivi il tuo destino senza me, io non ci sarò, fa, in cerca di un amore. Con questo vi salutiamo. Ciao amici, mi raccomando, votate. Anche stasera, volendo e potendo, andate a ballare. Sapete sì. Perché? Perché ballando si vive meglio, potendo. Certo, o comunque se non volete ballare votate la canzone regina del mese di febbraio, poi noi sveleremo il titolo soltanto titolo? Il primo di marzo. Il primo di marzo. Ciao a ciao. Tutti, mi raccomando, ci prepariamo anche per il carnevale, ce n'è un po' di cose. Viva la ciao musica. A tutti, ciao. Grazie a tutti di essere stati con noi. Bacioni. Quanti ritornelli